Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Iniziamo oggi un nuovo ciclo di catechesi dedicato a un tema urgente, un tema decisivo per la vita cristiana: la passione per l'evangelizzazione, cioè lo zelo apostolico. Si tratta di una dimensione vitale per la Chiesa. La comunità dei discepoli di Gesù nasce infatti apostolica, nasce missionaria, non proselitista. E questo dall'inizio dobbiamo distinguere. Essere missionario, essere apostolico, evangelizzare non è lo stesso di fare proselitismo. Niente da vedere una cosa con l'altra. Si tratta di una dimensione vitale per la Chiesa. La comunità dei discepoli di Gesù nasce apostolica e missionaria. Lo Spirito Santo la plasma in uscita, una Chiesa in uscita che esce perché non sia ripiegata su se stessa, ma estroversa, testimone contagiosa di Gesù. La fede si contagia pure, protesa a irradiare la sua luce fino agli estremi e confini della terra. Può succedere però che l'ardore apostolico, il desiderio di raggiungere gli altri con un buon annuncio del Vangelo, diminuisca, divenga tiepido. A volte sembra eclissarsi. Sono cristiani chiusi che non pensano agli altri. Ma quando la vita cristiana perde di vista l'orizzonte dell'evangelizzazione, l'orizzonte dell'annuncio, si ammala, si chiude in se stessa, diventa autoreferenziale, si atrofizza. Senza zelo apostolico la fede appassisce. La missione invece è l'ossigeno della vita cristiana, la tonifica, la purifica. Intraprendiamo allora un processo alla riscoperta della passione evangelizzatrice, iniziando dalle scritture, dall'insegnamento della Chiesa, per attingere alle fonti lo zelo apostolico. Poi ci accosteremo ad alcune sorgenti vive, ad alcuni testimoni che hanno riacceso nella Chiesa la passione per il Vangelo, perché ci aiutino a ravvivare il fuoco che lo Spirito Santo vuol far ardere sempre in noi. E oggi vorrei iniziare da un episodio evangelico, in qualche modo emblematico. Lo abbiamo sentito, la chiamata dell'Apostolo Matteo. E lui stesso la racconta nel suo Evangelo, nel brano che abbiamo ascoltato. Tutto inizia da Gesù, il quale vede, dice il testo, un uomo. In pochi vedevano Matteo così come era. Lo conoscevano come colui che stava seduto al banco delle imposte. Era infatti esattatore dalle tasse, uno cioè che riscuoteva i tributi per conto dell'impero romano che occupava la Palestina. In altre parole, era un collaborazionista, un traditore del popolo. Possiamo immaginare il disprezzo che la gente provava per lui. Era un pubblicano, così si chiamavano. Ma agli occhi di Gesù, Matteo è un uomo, con le sue miserie e la sua grandezza. State attenti a questo. Gesù non si ferma negli aggettivi. Gesù sempre cerca il sostantivo. Questo è un peccatore, questo è un tale per quale, sono degli aggettivi. Gesù va alla persona, al cuore. Questa è una persona, questo è un uomo, questa è una donna. Gesù va alla sostanza, al sostantivo, mai all'aggettivo. Lascia passare gli aggettivi. E mentre tra Matteo e la sua gente c'è distanza, perché loro vedevano l'aggettivo pubblicano, Gesù si avvicina a lui perché ogni uomo è amato da Dio. Anche questo disgraziato, sì, anche questo disgraziato. Anzi,
Lui è venuto per questi disgraziati. Lo dice il Vangelo, io sono venuto per i peccatori, non per i giusti. Questo sguardo di Gesù, che è bellissimo, che vede l'altro, chiunque sia, come destinato di amore, è l'inizio della passione evangelizzatrice. Tutto parte da questo sguardo che impariamo da Gesù. Possiamo chiederci, com'è il nostro sguardo verso gli altri? Quante volte ne vediamo i difetti e non le necessità? Quante volte etichettiamo le persone per ciò che fanno, ciò che pensano? Anche come cristiani ci diciamo, è dei nostri o non è dei nostri? Questo non è lo sguardo di Gesù. Lui guarda sempre ciascuno con misericordia, anzi con predilezione. E i cristiani sono chiamati a fare come Cristo, guardando come Lui, specialmente i cosiddetti lontani. Infatti il racconto della chiamata di Matteo si conclude con Gesù che dice «Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». E se ognuno di noi si sente giusto, ma Gesù è lontano. Lui si avvicina ai nostri limitazioni, alle nostre miserie, per guarire. Dunque, tutto inizia dallo sguardo di Gesù. Vide un uomo, Matteo. A questo segue un secondo passaggio, un movimento. Prima lo sguardo, Gesù vide. Secondo un movimento. Matteo era seduto al banco delle imposte. Gesù gli disse, seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Notiamo che il testo sottolinea che si alzò. Perché è tanto importante questo dettaglio? Perché a quei tempi chi era seduto aveva autorità sugli altri che stavano in piedi davanti a lui per ascoltarlo o, come in quel caso, per pagare il tributo. Chi stava seduto, insomma, aveva potere. La prima cosa che fa Gesù è staccare Matteo dal potere. Dallo stare seduto a ricevere gli altri, lo pone in movimento verso gli altri. Non riceve, no, vado, vado. Gli fa lasciare una posizione di supremazia per metterlo alla pari con i fratelli e aprirgli gli orizzonti del servizio. Questo fa, e questo è fondamentale per i cristiani, noi discepoli di Gesù, noi Chiesa, stiamo seduti aspettando che la gente venga o sappiamo alzarci, mettersi in cammino con gli altri, cercare gli altri? È una posizione non cristiana dire ma chi vengano, io sono qui, chi venga, no, vai tu a cercarli. Da tu il primo passo. Uno sguardo, Gesù vide, un movimento, si alza. E terzo, una meta. Dopo essere alzato e aver seguito Gesù, dove andrà Matteo? Potremmo immaginare che, cambiata la vita di quell'uomo, il Maestro lo conduca verso nuovi incontri, nuove esperienze spirituali. No, o almeno non subito. Per prima cosa va a casa sua. Lì Matteo gli prepara un grande banchetto a cui partecipa una folla numerosa di pubblicani, cioè gente come lui. Matteo torna nel suo ambiente, ma ci torna cambiato, e con Gesù. Il suo zelo apostolico non comincia in un luogo nuovo, puro, un luogo ideale, lontano, ma lì comincia dove vive, con la gente che conosce. Ecco il messaggio per noi. Non dobbiamo attendere di essere perfetti, di aver fatto un lungo cammino dietro Gesù, per testimoniarlo, no. Il nostro annuncio comincia oggi, lì dove viviamo. E non comincia cercando di convincere gli altri. Convincere no, testimoniando ogni giorno la bellezza dell'amore che ci ha guardati e ci ha rialzati. E sarà questa bellezza, comunicare questa bellezza a convincere la gente, non noi. Lo stesso Signore, noi siamo quelli che annunciano il Signore, non annunciamo noi stessi, né annunciamo un partito politico, un'ideologia, no, Gesù,
mettere in contatto Gesù con la gente, senza convincerli. No, lascia che il Signore convinca. Come infatti ci ha insegnato Papa Benedetto, la Chiesa non fa proselitismo. Essa si sviluppa piuttosto per attrazione. Non dimenticare questi. Quando voi vedrete dei cristiani che fanno proselitismo, che vanno, oh, vieni, ti fanno una lista di gente per venire, che fate, questi non sono cristiani, eh? Sono pagani travestiti dei cristiani, ma il cuore è pagano. La Chiesa cresce non per proselitismo, cresce per attrazione. Una volta ricordo che in ospedale da Buenos Aires sono andate le suore che lavoravano lì perché erano poche, non potevano portare avanti l'ospedale, e è venuta una comunità di suore dalla Corea, e sono arrivate, pensiamo un lunedì per esempio, non ricordo già, hanno preso possesso della casa delle suore dell'ospedale, e il martedì sono scese a visitare gli ammalati dell'ospedale, ma non parlavano una parola di spagnolo, soltanto parlavano il coreano, e gli ammalati erano felici. Perché commentavano, brave queste suore, brave, brave. Ma cosa ti ha detto la suora? Niente, ma con lo sguardo mi ha parlato. Hanno comunicato Gesù, non se stesse, con lo sguardo, con i gesti. Comunicare Gesù, noi non stessi. Questo è attrazione, questa è l'attrazione, contrario al proselitismo. Questa testimonianza attraente, questa testimonianza gioiosa è la meta alla cui ci porta Gesù con il suo sguardo di amore e con il movimento di uscita che il suo spirito suscita nel cuore. E noi possiamo pensare se il nostro sguardo assomiglia a quello di Gesù, no? Per attrarre la gente, per attrarre la gente, per avvicinare la Chiesa. Pensiamo a questo. Grazie.